tifosi bianco-blu collegati sulle pagine di Voci Metelliane dell'Aquilotto, buon pomeriggio dallo stadio Simonetta Lamberti, dove tra pochi minuti prenderà il via la prosecuzione del match valido per i 32esimi di Coppa Italia Lega Nazionale Dilettanti tra Cavese e Rotonda, partita interrotta lo scorso 18 ottobre. Qui al Simonetta Lamberti, dopo l'intervallo sul punteggio di 2-0 per la Cavese, si parte in questo momento con il pallone giocato da Conatelli, indietro per Magri, lungo lancio da Occhiassove che recupera il pallone, Foggia di sponda prima per Chiarella con il destro, la parata in due tempi, c'è anche con un pestone l'avversario, ma si continua a giocare, occhio perché è partito Sowe, può entrare in area di rigore Sowe, palla tu per tu con il portiere, sbaglia il calciatore che vince un rimpallo, poi riesce a scaricare centralmente per la conclusione. Alta sopra la traversa, ci ha provato Sollini. Intanto il pallone sulla sinistra, il pallone al centro, occhio a Foggia che stoppa e calcia la parata da parte di Simeoli. Occhio a Mercurio che mette il pallone in aria, la stoppa Chiarella che gira e segna il 3-0, ma non è valido. Subito battuta la punizione, occhio perché Sowe può partire, riesce anche a saltare un avversario e calcia Sowe e sfiora il 3-0, non c'è stata la deviazione di Simeoli. Qui Gabriele Marino viene fermato, può andare con Ate, lascia Foggia, Foggia arriva al limite dell'area, Foggia, pallone sul fondo. Pallone che arriva in aria per il colpo di testa impreciso da parte di Antonelli. Chiarella può andare centralmente per Ciro Foggia, Ciro Foggia cerca di saltare due avversari, vince il rimpallo, Foggia, Foggia, area di rigore, Foggia! Pallone alto sopra la traversa, battuta, poi il tocco su Rossetto in mezzo a quattro, non passa però poi riesce, occhio a Rossetto, il tiro, pallone sul fondo, occasionissima, è buona la posizione del numero 90, due avversari su di lui, riesce a passare, occhio a Mercurio, che calcia, Simeoli pare, poi Chiarella! Il 3-0 della Cavese che chiude la partita, la doppietta di Lorenzo Chiarella. Occhio a Rana che si fa vedere sulla destra, pallone al centro, anticipato Ciro Foggia. Non si batterà il calcio d'angolo perché arriva il triplice fischio dell'arbitro. La Cavese batte 3-0 il Rotonda nella prosecuzione del match valido per i 32esimi di finale della Coppa Italia Lega Nazionale Dilettanti che certificano il passaggio del turno per il campionato. Appuntamento con Voci Metelliane dell'Aquilotto per domenica. Ore 14 contro il Butoni, grazie da Nando Armenante, alla prossima!